In colorimetria, come si traduce il colore dei capelli? Ciao, sono Giusy Palmieri di Salone in Forma e in questo canale tratto argomenti di formazione per parrucchieri. Ogni lunedì ci sarà un nuovo video e se clicchi su iscriviti e attivi la campanella non ne perderai neanche uno. Questo video ti farà capire perché schiarendo i capelli assumono riflessature calde. In un video precedente, la colorimetria per parrucchieri, ho parlato delle basi della colorimetria. Dovrebbe apparire qui sopra o comunque trovi il link nella descrizione del video. Se non l'hai visto, ti consiglio di guardarlo prima di questo. Ad ogni modo, ti mostro di seguito un riassunto veloce della creazione della stella di Oswald. Vediamo ora come comporre il colore dei capelli, quindi il marrone. Prendo il giallo in maggior quantità, il rosso ne metterò meno e il blu una piccolissima parte. In questo modo ottengo il marrone. Un risultato come questo potrebbe essere simile a un castano chiaro. E diluendolo con l'acqua otteniamo le tonalità dei biondi. Se invece unisco i primari in parti uguali, e quindi il rosso, il blu e il giallo, ottengo il nero. Ora che abbiamo visto com'è composto il marrone, vediamo come si declina nelle diverse sfumature, ovvero le altezze di tono. Iniziamo dal nero che abbiamo visto com'è composto, quindi numero 1. Poi passiamo alla prima gradazione di marrone, che è il bruno, quindi numero 2. Il castano scuro è il numero 3, il castano numero 4, il castano chiaro numero 5, il biondo scuro numero 6, il biondo numero 7, il biondo chiaro numero 8, il biondo chiarissimo numero 9 e il biondo chiarissimo platino numero 10. Una cosa importantissima da sapere è che quando schiariamo i capelli, queste tonalità di marrone iniziano a trasformarsi in colori caldi, che chiamiamo sottotoni o fondi di schiaritura. Ora vediamo la corrispondenza tra altezza di tono e sottotono. Partiamo dal bruno, che è il marrone più scuro, e vediamo cosa succede man mano che i capelli si chiariscono. All'altezza del tono successiva, il castano scuro, numero 3, diventerà rosso scuro. All'altezza del tono 4, il castano diventerà rosso. All'altezza del tono 5, il castano chiaro diventerà rosso arancio. All'altezza di tono 6 il biondo scuro diventerà arancio scuro. All'altezza di tono 7 il biondo diventerà arancio. All'altezza di tono 8 il biondo chiaro diventerà arancio giallo. All'altezza di tono 9 il biondo chiarissimo diventerà giallo. E all'altezza di tono 10 il biondo chiarissimo platino diventerà giallo.
Giallo chiaro. Bene, la grande sfida per ogni parrucchiere è saper padroneggiare in modo efficace i fondi di schiaritura per ottenere i riflessi desiderati senza brutte sorprese. Questo argomento lo tratteremo prossimamente su questo canale. Se clicchi su iscriviti e attivi la campanella, sarai sicuro di non perderlo. Hai delle domande su questo video? Scrivile qui sotto nei commenti. Dallo smartphone devi scorrere fino in fondo. Inoltre ho due regali per te. Nella descrizione del video trovi un link per iscriverti al mio mini corso Coni sfumati, effetto chatouche. Oppure puoi scaricare la guida gratuita Sfumature perfette in 3 step. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!